Buonasera a tutti, benvenuti al 79esimo podcast del gruppo italiano del Movimento Zeitgeist. Questa settimana andiamo a raccontarvi un po' come sono andati gli ultimi due eventi in calendario dall'ultimo podcast che è stato registrato un mese fa. Sostanzialmente sono stati fatti due eventi col pubblico. Uno a Milano e uno a Roma, che in realtà è appena cominciato, visto che prenderà spazio tutti i venerdì fino al 28 luglio al Cinema Azzurro Scipioni di Silvana Agosti a Roma. E, giusto questo venerdì c'è stata l'anteprima, una serata dove abbiamo proiettato una sequenza di Zeitspot, che sono dei lavori fatti dal GDL Video negli anni passati. Sono dei piccoli estratti dei vari documenti Zeitgeist Italia, e quindi c'erano pillole tratte da Addendum, Moving Forward e altri lavori di circa una mezz'ora. Dopodiché abbiamo chiacchierato un po' con il pubblico, con Silvano. Silvano ha fatto dei bellissimi discorsi. Tra l'altro, collegato con noi c'è Christian, il capitolo romano, al quale lascerei un attimo un po' la parola per parlarci di questo festival, del pensiero sostenibile, della serata, dell'anteprima di venerdì. A te, Christian. Ciao a tutti. Allora, qui a Roma, questo venerdì è partito il Festival del Pensiero Sostenibile. Finalmente, direi, dopo tanto lavoro e tanto tempo ci siamo riusciti, nonostante anche i vari blocchi in tutta Italia che hanno colpito, soprattutto Roma, in quanto la città era praticamente bloccata. E questo, certo, magari avrà un po' influito anche su quello che poi è stato il pubblico, ma come si dice, delle volte pochi ma buoni, e questo, per noi è stato molto bello vedere come, quei pochi che c'erano, erano tutti particolarmente interessati. In sala c'era del fermento da parte di tutti, hanno collaborato tutti nella discussione. Abbiamo continuato tra l'altro questa discussione anche sforando l'orario oltre la mezzanotte, ed è stato veramente molto bello, molto intimo e intenso, direi. E come anticipava Davide, abbiamo proiettato queste pillole che, diciamo, sono state anche interpretate come una vera e propria sintesi di parte dei film Zeitgeist Moving Forward, Addendum, più anche un teaser di Cultura in Declino, e questo è stato particolarmente apprezzato da tutto il piccolo pubblico che c'era in sala. Ed è stato apprezzato anche da Silvano Agosti, che ci ha fatto un intervento fantastico che sicuramente riproporremo in questi giorni con alcuni video che abbiamo girato durante l'anteprima, e soprattutto ci sono stati anche gli attivisti di Milano, Veronica e Davide, che ci hanno dato una grande, grande mano davvero per realizzare questa anteprima, ed è stato davvero molto bello. E adesso continueremo, insomma, ogni venerdì, iniziando a proiettare Cultura in Declino, la serie di Peter Joseph, dalla prima all'ultima puntata. E poi il 28 luglio, l'ultima puntata del festival, torneranno gran parte degli attivisti e concluderemo questa grande festa, sperando di rimettere anche su un vivo gruppo e numeroso gruppo cittadino romano. Ci sono tantissime persone già interessate, che ci hanno dato la loro disponibilità per le prossime serate, vogliono collaborare, vogliono capire di più. E una delle frasi più belle è stata sicuramente: ci avete aperto un mondo. E questo per noi è stato motivo di grande felicità, possiamo dire, in un certo senso. E continueremo così, verso cose più grandi, spero. Grazie Cristian. Infatti, come ha detto Cristian, molto molto bene. È stata,
È stata una bellissima occasione, intanto per incontrarsi di persona gli attivisti del gruppo cittadino di Milano con gli attivisti del gruppo cittadino di Roma. E, è stata una bellissima occasione per rivedere Silvano Agosti, una nostra vecchia conoscenza, una persona veramente di grande ispirazione per tutti noi e credo che comunque l'ispirazione sia abbastanza mutua, nel senso che noi stessi con i nostri materiali, con i nostri video, eccetera, siamo in qualche modo per lui di aiuto nella formulazione di molti dei suoi discorsi. Diciamo che è una bella commistione, ecco, Movimento Zeitgeist e Silvano Agosti, perché ci sono tanti punti di contatto. Ecco perché giustamente lui non solo ha deciso di darci a disposizione la sua sala migliore, per giunta in una serata importante come il venerdì sera, ma ha deciso appunto di farci, cioè praticamente ci ha dato carta bianca. Una unica nota, diciamo, che a noi è dispiaciuta un po' è stato il fatto che abbiamo scoperto, arrivando lì, che la serata fosse a pagamento. È vero che si tratta di una cifra piuttosto modica, perché si tratta di 6 euro. Però allo stesso tempo sapete bene che i nostri eventi sono tutti gratuiti e quindi questo potrebbe dispiacere alcuni dei nostri attivisti o magari simpatizzanti che vogliano partecipare all'evento, ma allo stesso tempo abbiamo pensato, anche se l'abbiamo scoperto in corsa, perché come sapete noi facciamo sempre tutto abbastanza all'ultimo momento, cioè senza togliere ovviamente tutta l'ottima preparazione dei ragazzi, che comunque loro stessi, quelli del gruppo cittadino di Roma, non avevano capito bene perché Silvano era stato un po' evasivo quando si parlava appunto di eventualmente, credo che avessero capito soltanto che c'era da pagare la tessera di 4 euro una volta, una tantum. E poi invece più o meno anche loro in corsa hanno capito che invece si tratterà di pagare 6 euro per tutte le volte che si partecipa a questo evento. Il che comunque ripetiamo, o meglio, dico, a mio parere, a mio modesto parere, ci sta, nel senso che è una grande opportunità quella appunto di poter partecipare ad una, o meglio, organizzare una rassegna all'interno di un cinema Speciale. così speciale, così in linea con i nostri temi. Con una persona così eccezionale come Silvano Agosti, e quindi pazienza, io credo che sia un compromesso che si può raggiungere, quello di pagare anche una cifra così modica. E, dopodiché, ripeto, confermo, c'è stato veramente un grande entusiasmo da parte del pubblico che ha partecipato. Effettivamente erano pochini, probabilmente anche per il fatto che la città era bloccata da questo sciopero generale che era in tutta Italia dei trasporti. E, a Roma hanno aderito tutti, praticamente tutti quanti. E quindi, insomma, diciamo che pur essendo solo, credo, una ventina, trentina di persone al massimo, erano persone molto, 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 come dire, Interessante. molto interessate, molto, insomma, non mi viene la parola, però insomma, tutti quanti effettivamente hanno detto che erano molto, cioè, piacevolmente, insomma, presi da questi nostri discorsi e speriamo che vadano avanti tante cose, magari possibilmente con ognuno di loro. Niente, al momento mi viene solo in mente che da aggiungere che poi abbiamo parlato anche un pochino di quelli che sono i progetti pratici del gruppo cittadino di Milano, che speriamo si possano estendere o perfezionare o migliorare o farne degli altri anche nel gruppo cittadino di Roma. Ovviamente la libertà è loro, dei ragazzi di Roma, di vedere cosa e quanto possono fare insieme con eventuali altri attivisti. Io niente, chiuderei qui per il momento e lascerei parlare gli altri. Grazie Veronica. E, bene, Cristian, te hai qualcos'altro da aggiungere su Roma? Ovviamente ci sono i prossimi appuntamenti, i prossimi venerdì.
fino al 28 di luglio, come dicevi. Non so se avete in mente il progetto di fare qualcosa anche durante la settimana con eventuali attivisti che volessero impegnarsi di più in strada facendo, che magari raccogliete un po' di forze, volete organizzare qualcosa con loro. Sì, guarda, per ora, siccome abbiamo soltanto, ovviamente ci sarà la proiezione di Cultura in Declino ogni sera di 30 minuti, abbiamo comunque a disposizione un'altra oretta abbondante più o meno, e quindi magari in quell'ora ci dedicheremo a parlare sui non solo i temi magari che ci consiglierà Peter Joseph, ma anche vari interventi che organizzeremo con gli altri ragazzi, così per essere più compatti, fino ad arrivare, insomma, a cercare anche qualche soluzione, qualche attività da svolgere qui, a Roma. Ok, perfetto. Ah, passerei all'altra notizia che c'è questo mese, ovvero la presentazione di Milano, che è stata fatta sabato scorso, il 10 giugno, alla Chiama Milano. Siamo un po' tornati all'antico, quando facevamo le presentazioni per i nuovi arrivati. Questa volta ci siamo dedicati al 90% alla collaborazione, progetti esistenti, tutto ciò che ha a che fare con il nostro mondo, con l'economia basata sulle risorse e le leggi naturali. È stato anche lì, purtroppo, il periodo estivo durante il giorno a Milano non facilita, c'era un caldo esagerato fuori e non abbiamo avuto un grandissimo afflusso di gente. Se ricordo bene, abbiamo avuto una decina di persone. Anche lì alcuni erano molto molto motivati, sono venuti anche questa volta da lontano, da Brescia, da fuori dalla Lombardia, e quindi ovviamente organizzeremo altri incontri. Anche lì abbiamo parlato un po' di progetti anche di realtà vicine alla nostra. È stata una bellissima presentazione che abbiamo registrato, quindi nei prossimi giorni verrà fatto l'editing del video registrato e lo pubblicheremo online. E stavamo pensando di riproporla poi in un periodo un po' più felice per il pubblico milanese, magari potrebbe essere ottobre, novembre, con ovviamente migliorie, aggiunte e nuove soluzioni. Comunque, sostanzialmente la rivedrete la prossima stagione, diciamo così. Come news, direi che questo mese non abbiamo nulla di nuovo, quindi possiamo parlare di progetti futuri. Ovviamente c'è da portare avanti il festival organizzato a Roma, e sicuramente si spera che queste presentazioni, sia a Milano che a Roma, portino a nuove persone che si vogliono attivare in prima persona nelle attività, dare una mano un po' a tutto quanto in modo tale da poter fare nuovi progetti, nuovi lavori. Quindi sicuramente ci sarà da gestire l'afflusso di nuove persone, nuove forze. Per esempio, questa sera abbiamo un nuovo attivista da Modena, vediamo un po' se può nascere qualcosa anche in quella città. E se ascolterete questo podcast e vi sentite vogliosi di far partire qualcosa nella vostra città, vi diciamo che noi tutti o quasi mercoledì ci ritroviamo via Skype o via TeamSpeak. Io mi collego sempre anche al TeamSpeak per vedere se qualcuno si vuole unire alla serata. Quindi chi fosse interessato può collegarsi e presentarsi, dire un po' quello che gli piace fare, che sa fare bene, e organizzeremo un po' progetti futuri con numeri migliori di persone. E se andate sul sito sono elencati tutti i GDL attivi, alcuni dei quali non hanno più persone che li seguono perché magari hanno preso altri progetti, stanno facendo altro nella vita. E quindi saremmo ben contenti di poter far ripartire gran parte delle attività ferme in questo momento. Quindi,
Vi rinnovo l'invito i mercoledì, ci si trova abbastanza tardi, intorno alle 10, 10 e mezza, ma non si fa mai più tardi di mezzanotte né parlare, poi comunque non bisogna rimanere per forza alla fine dell'incontro. A voi vengono in mente altri progetti di qui al mese prossimo? Allora, a me viene solo in mente che con Ezio e con Giovanni abbiamo detto che potremmo cominciare già a pensare ad uno scantinato, un garage, un qualsiasi posto dove cominciare magari a realizzare le ecotecnologie per un eco futuro, che sarebbe il progetto al quale abbiamo deciso di collaborare insieme a Jacopo Fo, il progetto di Jacopo Fo con il quale vorremmo collaborare sostanzialmente. E quindi se Giovanni torna e magari ci possiamo incontrare una volta e cominciare a riflettere su questa cosa e a pensare a quali tecnologie vorremmo realizzare, e non è detto che dovremmo realizzarle quest'estate, ma magari già a settembre abbiamo le idee chiare su cosa realizzare e quale sarebbe il nostro target. Se regalarlo a qualche comunità, se tenercelo per noi, se farne delle dimostrazioni, insomma, è tutto ancora da vedere. Quindi possiamo fare un incontro, visto anche che a Milano abbiamo appena fatto una presentazione, può aver senso fissare proprio un incontro operativo dove quindi noi parleremo un po' dei progetti attivi e se c'è qualche nuovo che vuole attivarsi è un ottimo posto dove venire a farsi conoscere. Sì, sostanzialmente sarebbe anche proprio la ripartenza del GDL Tecnologie. E anche certo. Bene, io direi che abbiamo detto tutto, quindi terminerei la registrazione, adesso comincia la discussione libera con i presenti e già che ci siamo andrei a fissare la data del prossimo TeamSpeak, visto che saremo in un periodo di ferie, il prossimo TeamSpeak potrebbe essere il 21 luglio, scusate, la domenica, il 23 luglio. Il 23 luglio sarà prima dell'ultimo evento a Roma, oppure il 16. Io non so voi se avete preferenze, vabbè, lo comunichiamo nella descrizione della registrazione, così decidiamo bene la data migliore. Un saluto a tutti, ci sentiamo il mese prossimo. Ciao! Ciao a tutti! Ciao ragazzi a tutti!